Buongiorno ragazzi, mi sono svegliata, ho fatto la doccia, mi sono vestita e adesso sono al trucco. Alice Gatto Dai, riuscite anche a vederlo, che stranamente sta in silenzio. Fino a poco fa stava miagolando fortissimo. Gatta Stellina invece presumo stia ancora dormendo. Primer, sto usando quello di Farsali. Faremo un trucco abbastanza veloce perché devo andare dal dentista questa mattina e non ho tantissimo tempo perché, come sapete, sono una dormigliona, quindi dormo sempre fino all'ultimo secondo possibile e quindi non ho tantissimo tempo per truccarmi, ma faremo il possibile. E poi dopo il dentista, a parte che devo fare la pulizia dei denti, uno, e poi devo fare un controllo carie e spero vivamente di non avere carie, quindi ragazzi, incrociate le dita per me. Invece questo fine settimana dovrei avere finalmente la visita con la consegna a Milano, con la consegna dell'Invisalign, ma visto questa fobia del coronavirus che sembrano avere tutti, ma soprattutto più che altro per il fatto che continuano a bloccare treni, non vorrei ritrovarmi ferma in quarantena da qualche parte, tipo in treno, non poter scendere. Stavo pensando di riprogrammare, di posticipare la consegna dell'Invisalign, purtroppo, nonostante io non veda l'ora di riceverlo, oppure chiederò allo studio dentistico se me lo possono spedire direttamente a casa o se ho necessità di provarla lì con loro. Ditemi voi se avete portato l'Invisalign, quando ve lo consegnano ci sono degli tipo aggiustamenti da fare oppure possono, cioè potrebbero forse spedirmelo alla fine anche per posta, perché non c'è da fare niente se non metterlo su. Fatemi sapere, oggi li contatterò e appunto, perché non mi sembra il caso di viaggiare verso Milano in questo momento. L'Italia è il paese con più persone contagiate e quindi, soprattutto visto che è tutto attorno a Milano, però non è tanto, onestamente, se vi devo dire la verità, mi sono spuntati un sacco di brufoli sul collo, ragazzi, mamma mia, emergenza totale. Comunque non è tanto perché ho paura di contrarre questo virus, più che altro non voglio che mi fermino il treno. E visto che sta succedendo sempre a più persone, direi che decisamente non è il caso di rischiare. Ok ragazzi, base fatta, ho usato la Cover Boss Foundation di Wycon, che è full coverage, quindi copre tutti i brufoletti e tutto quanto. Correttore uso lo Stay Naked di Urban Decay, questo mi piace perché è super super chiaro, quindi illumina tutta la zona del contorno occhi. Allora mettiamolo direttamente su entrambi gli occhi per fare un po' più veloce. Forse questo fondotinta è di mezzo tono, troppo scuro per me, non ne sono sicura, ma credo sia il più chiaro che hanno, perché è l'NW15, non so se hanno anche il 10 o se il 15 è la tonalità più chiara. Comunque fatemi sapere se sapete per l'Invisalign, io oggi li contatterò e appunto vedo se è fattibile o spostare la visita, ma spero piuttosto che me lo spediscano a casa, così intanto inizio ad indossarlo. Voi invece, per questa cosa del coronavirus, ragazzi, ditemi e raccontatemi, perché cioè accendi la TV, accendi il cellulare, si parla solo di quello. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, da dove pensate che arrivi questo virus, ancora non l'ho capito, come mai pensate che ci sia questa specie di allarmismo di massa, cioè nel senso, pensate che sia giustificato perché è effettivamente una cosa pericolosa, oppure pensate che sia più che altro, che ne so, un tentativo di distrarre le masse perché non si concentrino su altro, non lo so. Ci sono sempre queste teorie complottistiche in giro che non si sa mai che cosa pensare. Quel che è certo, insomma, è che in Italia i contagi ci sono e bisogna stare attenti indipendentemente, anche se so che è un virus che ovviamente, come tutti i virus, colpisce di più gli anziani e le persone immunodepresse, quindi con difese immunitarie basse, però se posso evitare, magari, ecco, evito, questo è un po' il discorso, quindi niente trasferta milanese tra qualche giorno. La cosa che mi ha stupito è che quando sono stata nei Paesi Bassi qualche giorno fa, nell'andata e nel ritorno, in realtà in aeroporto, sono stata fermata, cioè da nessuno, nessuno ha controllato da dove stessi arrivando, eccetera, e
ricordo che arrivando dai Paesi Bassi comunque avrei tranquillamente potuto arrivare dalla Cina con uno scalo fatto ad Amsterdam, perché Amsterdam è un aeroporto molto grande e ha un sacco di scali, quindi non capisco come mai non sia stata controllata né io né gli altri, cioè non ho visto nessuno controllare nessuno, quindi mi ha stupito un po' questa cosa, perché quando ho viaggiato mi aspettavo che ci fossero un sacco di controlli, invece il nulla totale, almeno per quanto riguarda l'aeroporto di Ljubljana e l'aeroporto di Venezia, perché all'andata sono partita da Venezia, quindi assolutamente nulla, nonostante in Veneto ci siano già diversi casi confermati, se non sbaglio, giusto? Quindi forse qualche controllo avrebbero dovuto farlo, non lo so. Comunque nel frattempo sto stendendo la hula di Benefit, lo sapete, è la mia terra preferita. Adesso blush, uso sempre il Dandelion dalla mia palette, ormai inseparabile, anche se non indistruttibile perché è già abbastanza distrutta. Ma questo blush mi piace un sacco perché è naturale, non è esagerato. Illuminante Dandelion Twinkle di Benefit, lo sto finendo ragazzi, anche se come vi dicevo, anzi vi ringrazio per tutti i consigli che mi avete dato sull'illuminante, mi avete consigliato in tantissimi quello di Becca Cosmetics, quindi devo assolutamente provare quello, e quelli di Jeffree Star, che mi sembrano un'ottima idea. Tra l'altro i prodotti Jeffree Star dove li acquistate voi? Ho visto che li vendono anche su Douglas, se non sbaglio anche su Beauty Bay, però non hanno proprio tutto il range, tutte le collezioni e tutti i prodotti, quindi sono curiosa di sapere dove li acquistate voi i suoi prodotti. Ok ragazzi, siamo praticamente pronti, oggi non volevo fare un trucco super impegnativo perché non ho nulla di interessante da fare se non delle commissioni in centro, quindi no, in realtà devo fare anche le sopracciglia, assolutamente. Usiamo il My Toy Boy mascara di Diego Dalla Palma. Per le sopracciglia ho usato sempre il Brow Contour Pro di Benefit, questo per finire. Invece per le labbra userò questo rossetto di MAC e si chiama Once Upon the Stars, lo conoscete perché l'ho usato spesso, è un nude bellissimo della collezione natalizia. Ok, trucco fatto ragazzi, pronta per uscire. Outfit di oggi ragazzi, ho la felpa Balenciaga con la scritta rosa, pantaloni, questi onestamente non mi ricordo dove li ho presi, ma li trovate simili, insomma sono i pantaloni simili, pelle lucida, poi ho le sneakers di Valentino, qui c'è Garou Denver, il teddy coat rosa che conoscete benissimo ormai e la chanellina quella in pelle lucida. Ok ragazzi, adesso scappo davvero perché altrimenti faccio tardi. Ciao amore mio, sei bellissimo, ciao amore mio, ciao, ciao, ci vediamo dopo Garou Denver, ciao gatta stellina ovunque tu sia, ciao, ciao. Ho finito la pulizia dei denti, sono super felice anche se mi hanno fatto un po' il cazzettone perché faccio troppi sbiancamenti e bevo troppa Coca-Cola, però ho finito la pulizia dei denti, che non è lo sbiancamento, attenzione, ho pulito i denti praticamente, ho tolto il tartaro e lo faccio una volta all'anno e adesso invece faremo il controllo carie. Incrociate le dita per me. I miei denti ragazzi, guardateli. Buone notizie e cattive notizie. Buone notizie, non ho carie, quindi non devo fare nessuna otturazione, ma ho notizie peggiori ancora. Praticamente si sono resi conto di nuovo che io cercavo di nasconderla sta cosa, nel senso che ho un dente del giudizio che dovrei togliere, ma io non voglio toglierlo, però mi stanno praticamente costringendo a toglierlo, quindi dovrò venire a toglierlo. Sta praticamente così, si è formata tipo, non lo so, una sacca di spazio e quindi non si riesce ad andare bene a pulire lì, quindi devo per forza toglierlo, mannaggia, erano anni che rimandavo e continuavo a dire ok, non mi dà problemi quindi non lo tolgo, ma adesso dovrò toglierlo, quindi dovrò tornare a prendere appuntamento per toglierlo. Ho già preso appuntamento per le mascherine di fluoro che mi faranno per la remineralizzazione dello smalto, una roba del genere, e poi dovrò venire
a togliere il ponte del giudizio. Ragazzi, se l'avete già fatto, io ho già tolto quello di sinistra, che è stata un'esperienza terribile, quindi speravo di non tornare mai più. Adesso dovrò togliere anche quello di destra. Raccontatemi le vostre esperienze con i denti del giudizio, che sono curiosa, soprattutto se sono positive, così mi tirate sul morale. Nel frattempo sono con mia mamma. Ciao mamma! Ciao ragazzi, ciao! Ciao, ragazze, che ciao ti salutano tutti. Sempre tutti, ti fanno i complimenti, che sei tanto simpatica. Grazie, anche voi lo so. Un bacione. E siamo venute a pranzo. Un sacco di roba buona qui. Allora, mia mamma ha preso le bavette con le polpette, vero? Con il sugo. Buonissima. Io ho preso, qui c'è parmigiano. Parmigiano, guai se manca il parmigiano. Guai. E io invece ho preso gli gnocchi alla zucca con, penso sia speck, pezzettini di speck. Sì. O pancetta, non lo so, comunque gnocchi alla zucca da bere. Stavolta non ho preso la Coca-Cola Zero, ma ho preso questo tè Fusti senza zucchero, limone con lemongrass, anche se il mio tè preferito è alla pesca, ma va bene ragazzi, almeno questo è senza zucchero. E non ho preso la Coca Zero a causa del dentista che mi ha fatto il cazziatone che bevo troppo Coca Zero, quindi mi hanno chiesto se bevo acqua con limone, tanta acqua con limone, ho detto no. E poi faccio, però bevo tanta Coca-Cola. E allora può essere quello, quindi. E poi mi ha detto, beh, magari se hai voglia di acqua, magari ogni tanto bevi acqua. Ma come se bevo sempre acqua, però un po' di Coca-Cola, ragazzi. Quindi mi sono detta, facciamo la brava, e ho preso il tè freddo. Vabbè, buon appetito, brava. Ragazzi. Buon appetito. Buon appetito. Sì. Ciao, gata. Amore, gata. Oddio, Audrey. Sì, sì, gatto Denver. Ciao, ciao. Da quant'è che non ti vedo? Da un'ora. Un'ora senza gatto Denver e gatta Stellina. Ho salutato la mia mamma e adesso è arrivata l'ora di mettersi al lavoro al computer, ragazzi. Devo fare, secondo me, almeno un paio d'ore di montaggio al computer e poi devo rispondere alle email di lavoro. Qui c'è gatto Denver, il mio assistente fidatissimo, come al solito assistente sia al montaggio che alle riprese. Fa un po' tutto lui, il tecnico delle luci, ultimamente fa la guest star, amore mio. Seguitemi, gatto Denver Real su Instagram. Gatto Denver Real, ve lo metterò in sovrimpressione. Sono felicissima perché siamo sono felicissima perché siamo quasi a 6.000 follower sul profilo di gatto Denver, ragazzi. Batti 5. Adesso mi metto veramente al lavoro. Noi ci vediamo tra un po', come al solito. Appunto, avrò un paio, due orette e mezza, tre ore di lavoro qui al computer, noiosissimo come al solito, che immagino non mi interessi. E ci vediamo tra un po'. Non potete capire quello che è successo. Allora, ho finito il montaggio, mi sono messa a rispondere alle mail, ho visto una mail di Aruba che mi notificava che l'importo automatico, i 6 euro eccetera che pago per la mia casella, insomma che il pagamento automatico non è andato a buon fine. Magari vi appoggio qui così riesco a parlare tranquillamente. Gatto Denver che si fa il bidet, cioè io veramente mi scuso, mi scuso per questa. Gatto Denver purtroppo a lui non gliene frega proprio niente se io sto filmando, comunque sto cercando di mettere in bilico la videocamera in modo che l'inquadratura sia decente. Ragazzi, mi arriva questa mail e dico, come mai il pagamento non è andato a buon fine? Mi sa che poi era già stato fatto qualche giorno fa. Io clicco e vedo Aruba Mail, ok, la mail mi sembra legittima e ripeto mi sembra. Vado, effettivamente sembra che sia di Aruba. Io ovviamente per la prima volta nella mia vita mi sono sbagliata e ho inserito tutti i dati della mia carta di credito per un pagamento di 6,20€, 6,50€, una roba del genere che doveva essere. Mi arriva un messaggio sul cellulare che era appena stato fatto un tentativo di pagamento di 850€.
Però grazie al cielo la mia banca o comunque la mia carta di credito, insomma, deve aver riconosciuto che si trattava di un'operazione un po' sospetta e quindi l'hanno bloccato. Però hanno, cioè vabbè, uno io poi mi sono resa conto che effettivamente ovviamente non si trattava di Aruba Mail, ma era molto convincente, per la prima volta ci sono cascata nella mia vita, non succederà mai più. E, per la prima volta non ho controllato bene, non ho cliccato sull'indirizzo mail e ovviamente mi è capitato proprio con Aruba, che poi è una cosa che può essere, quindi sta cosa mi ha fregato completamente. Per fortuna, grazie al cielo, che la mia banca ha bloccato il pagamento, ragazzi, per fortuna. E comunque non so come abbiano fatto, perché la cifra che io avevo cliccato, cioè la cifra che io avevo selezionato per il pagamento, erano 6 euro virgola qualcosa, e poi effettivamente la cifra che hanno cercato di addebitarmi era appunto 850 euro. Io sono, cioè, allibita, e uno perché sono stata io ovviamente scema a cascarci, ma non mi era mai successo nella vita, la prima volta. Numero due, è allucinante come la gente organizzi queste cose per truffare gli altri, veramente, veramente internet a volte è un mondo molto molto oscuro. Comunque naturalmente ho immediatamente, mi sono resa conto, grazie al cielo mi sono resa conto immediatamente di quello che avevo fatto e ho subito bloccato la carta di credito, che ovviamente adesso è stata bloccata e definitivamente cestinata, e quindi per fortuna, ragazzi, mi è andata bene, altrimenti per fortuna, perché avevano tutti i dati per poter fare altri pagamenti e perché quello andasse a buon fine. Per fortuna l'hanno bloccato. Sì, guardate un po' che cosa mi è arrivato da Benefit. Cutie on duty, e mi sono arrivati, fichissima questa borsetta. Non so se ve l'ho fatta già vedere su Instagram oppure no, mi sa di no. Che carina, con il fischietto. No vabbè, questa tasca holographic, e all'interno, ragazzi, c'è il nuovo primer, The Pore Professional Primer idratante. Eccolo qui, non vedevo l'ora di provarlo, anche se per me non è esattamente il primer ideale, perché ho la pelle mista, lo sapete, questo invece è molto idratante, quindi è più adatto alle pelli secche o normali. Per la mia pelle può andare forse bene ancora in questo periodo che fa un pochino più freddo, ma decisamente non in primavera, estate. Comunque sono molto curiosa di vedere com'è. E questo invece è il primer, quello famosissimo e originale, The Pore Professional Pore Primer, che è sempre utilissimo avere come scorta, ragazzi, perché lo sapete, è il mio primer preferito, quindi lo uso quotidianamente. Quindi bellissimo, bellissimo regalo da parte di Benefit, e li ringrazio tantissimo. Altre cosine che mi sono arrivate, ragazzi, da Dr. Jart sono la crema gel idratante Vital Hydra Solution. Questo è un ottimo brand, quindi sono molto curiosa di provare questi prodotti. Questo qua invece che cos'è? Cream Mist Intensive Moisturizing Hydration Intense. Oh wow, quindi un prodotto super super idratante, appunto con idratazione intensa, dicono. Poi, sempre della stessa linea, Vital Hydra Solution, sto vedendo adesso che si tratta della stessa linea questi tre prodotti, questa è un'essenza idratante, ok, a base di Jart Biom, non ho idea di che cosa sia. Ok, essenza idratante, molto interessante. E poi qui c'è invece un siero, anche questo idratante. Fantastici questi prodotti, molto curiosa di provarli, specialmente non so che cosa sia un'essenza, quindi devo informarmi e vedere esattamente come utilizzarla. E ce n'è anche parecchio di prodotto qui, eh. Poi da Too Faced, ragazzi, invece mi sono arrivati i nuovi Lip Injection Extreme di questi quattro colori. Vediamo, allora, questo è il Lip Plumper, che se non sbaglio, no, ok, questo è colore Bubblegum Yum. Vediamo, vediamo.
Wow, ok, sì, sono traslucidi proprio come l'originale Lip Injection, che è appunto trasparente. Questi invece sono leggermente colorati, comunque traslucidi. Tutti e quattro, devo dire, molto molto belli, ragazzi. Super juicy e primaverili, secondo me, davvero carini. Questi fanno un po' di solletico alle labbra, quando li indossate, appunto perché le rendono più luminose, quindi hanno questo effetto, però è assolutamente sopportabile e funzionano davvero. Altro pacchetto che mi è arrivato da Rimmel London, ragazzi, c'è addirittura questa ruota Lash Day per decidere il mascara da indossare, ed effettivamente, ragazzi, me li hanno mandati tutti. Ci sono un sacco di mascara e sono molto contenta perché mi piacciono molto di solito i mascara Rimmel, mi sono sempre trovata molto bene, devo dire, con loro, quindi è quasi tutto. Questi già li ho provati, questo Scandalize Reloaded no, ma questi tre sì, e forse anche questo in realtà non conosco. Wonderful con olio d'argan, oh eccolo, non lo stavo inquadrando, eccolo qua, con olio d'argan, interessante. Comunque tantissimi mascara nuovi, e ringrazio anche Rimmel per questo super regalo. Poi mi è arrivato un super pacchetto anche da Mesao da Milano, ragazzi, ci sono i nuovi Lip Cocoon in 5 colorazioni, sono dei lip balm idratanti colorati. Questo è Yummy Strawberry, ragazzi, è di un bellissimo rosa, ma soprattutto ha un profumo buonissimo di fragola, quindi devo dire che sono anche questi molto molto carini per la primavera. Mi piacciono questi colori un pochino più rosati, pastellosi, colori insomma un po' più primaverili. Finalmente, ragazzi, ci volevano, finalmente stanno arrivando appunto le collezioni più primaverili, estive, più colorate. E poi qui c'è un'altra box di Mesauda e ci sono i rossetti One Love, eccolo qua, così forma la parola Love. Sono decisamente rossetti opachi, ragazzi, e questo colore è il Desire numero 01, e questo devo dire che è proprio uno di quei colori che piacciono a me, che mi piace indossare da rossetto per tutti i giorni, quindi sembrano veramente molto molto interessanti. Mia family, ho finito tutto il lavoro al computer, il video è andato online e adesso esco, ma non porterò la videocamera con me, ragazzi, quindi ci vediamo dopo quando torno a casa. Bacio! Ciao gattoni! Ciao gatta Stellina! Buonasera gatta Stellina! Cosa avete combinato voi gattoni mentre ero via? Cosa avete combinato voi gattoni mentre ero via? Ciao amore mio, stavate facendo la nanna? Stavate facendo la nanna? Oh! Ciao, ciao, buonasera, buonasera, lo so, è tardi, lo so. Rieccomi tornata a casuccia, ragazzi, è parecchio tardi, io ho cenato fuori, ho passato una bellissima serata, quindi sono contenta, e adesso non mi resta che lanciarmi sul mio lettone, ragazzi, c'è il computer qua perché voglio vedermi la puntata di Avanti un altro che mi sono persa questa sera, e poi nonna, bacio grandissimo, a domani, ciao!